Non è stata l'incursione compiuta da un gruppo di ladruncoli. La banda che ha agito questa volta ha usato tecniche e accortezze da veri professionisti. I ladri hanno colpito durante la notte nel palazzo che si trova in pieno centro dove abitano tre famiglie: quella dell'avvocato Sandro Salera, quella dell'altrettanto celebre tributarista Santino Fella, quella dell'imprenditore Cartario Ciamarra. Sono stati svaligiati tutti e tre gli appartamenti. All'interno dei rispettivi alloggi dormivano dieci persone in tutto e nessuno si è accorto di niente. Hanno agito in cinque e sapevano tutto. Sapevano dove si trovava l'allarme e come disattivarlo. Sapevano che c'erano le telecamere interne a registrarli e per questo si sono coperti il volto. Sapevano che rischiavano di essere identificati e si sono messi i guanti. Sapevano di non dover fare rumore e hanno usato un particolare tipo di calzature. Sapevano che l'avvocato e la moglie non c'erano perché avevano una causa nelle ore successive a Roma. I cinque ladri hanno aperto gli armadi, svuotato i cassetti, rovistato nei possibili nascondigli, sollevato oggetti e spostato mobili. Hanno fatto razia degli oggetti di valore, preso gli ori e i ricordi di famiglia, anche gli orologi. Hanno messo tutto dentro alcune borse trovate in casa, caricato anche cose ingombranti e sono andati via senza svegliare nessuno, senza lasciare traccia. Si sono messi al volante di due Mercedes che erano parcheggiate nel cortile. Ad accorgersi dell'incursione è stato uno degli inquilini. Alle 5 del mattino ha aperto gli occhi e ha visto le ante dell'armadio aperte con i vestiti gettati sul pavimento. Ha dato l'allarme e solo a quel punto anche dagli altri appartamenti si sono resi conto di avere subito le stesse attenzioni. Ora i carabinieri stanno puntando l'attenzione verso una direzione precisa, una banda di professionisti dell'est europeo, in trasferta da Roma o dalla Campania, dove i controlli si sono fatti più intensi. Ma i nomi di chi è capace di fare un colpo simile non sono tanti.